Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo settimanale e raffreddato a questo giro perché sto per morire baretto di Creepy. Ovviamente non ve lo sto neanche a dire, è qui, è sempre presente la nostra Vodda Keglevich, che non so come si pronunci, perché ovviamente Nintendo non è che ha rivelato qualche cosa. No, sono stati zitti, non cadere. Ok. E quindi anche a sto giro il baretto sarà alcolico. Fun fact, ho registrato già una prima parte del baretto in cui ho già bevuto uno sciottino, quindi sono già a uno, considerate. Per fortuna che me ne sono accorto in fretta, altrimenti sarebbe finita malissimo probabilmente. Ora però ragazzi io vi devo ringraziare con il cuore perché il canale sta andando da Dio. Lo scorso baretto ha raggiunto il record dei like. Il video con Pixel ha fatto 300 mi piace, veramente io non ci credevo neanche morto. E la teoria su Gacy-Senni, come ho già annunciato 600 volte su 600 social diversi, è andata da Dio. Quindi ragazzi grazie, sta andando tutto in maniera perfetta su questo canale. Prima o poi l'inculata la prendo e inizio a bestemmiare. Però per ora godiamoci il momento, eh? A proposito, godiamoci il momento. YouTube, io devo bere in tuo onore. Perché YouTube recentemente ha fatto una cosa orribile a un mio video. Orribile, terrificante, impresentabile. Perché il video con Pixel ha avuto dei problemi. Ha avuto dei problemi che non stanno né in cielo né in terra. Perché praticamente non so che cazzo sia successo. Però le prime 5-6 ore in cui è uscito il video c'erano delle interferenze nere di merda. E niente, la mattina dopo al caricamento del video sono scomparse. YouTube, che cazzo vuol dire sta cosa? Cioè perché tu non hai... Cioè cos'è? Cos'è sta cosa? In tuo onore, ma amichevolmente, ma io te lo chiedo col cuore, ma svegliati Dio Cristo, svegliati. Usa questo per svegliarti, fai come me, guarda me, guarda, eh? Boom, easy YouTube, forza, forza e coraggio. Che cazzo era quella merda, dai. Comunque ragazzi, dopo aver già bevuto il primo bicchiere, che è già il secondo, come vi ho già annunciato, vi invito a lasciare un bel mi piace e proviamo a battere il record dello scorso baretto, che è andato benissimo. Tra l'altro pure la premiere è andata benissimo, quindi grazie due volte. E proviamo a raggiungere, ragazzi, la spero grossa, 300 mi piace, 300 like. Sarebbe il record totale del baretto. Vediamo se ci riusciamo a questo giro, eh. Sono curioso. L'alcol so che vi lascia mettere il mi piace. Fatelo. Va bene, ok, l'intro di convenevoli l'abbiamo fatta, passiamo alle nostre notizie. Allora, prima di addentrarci nel mondo dei leak, dei pesci di aprile, dei pavoni, delle Nintendo Direct, parliamo un attimo dell'aspetto del brand che è più attivo, ossia, come immaginerete tutti, i film Pokémon. Siamo ridotti ai film Pokémon. Ma un bel film Pokémon, perché qualche giorno fa, ora, state vedendo il baretto mercoledì, quindi... direi due giorni fa, insomma qualche giorno fa, sono usciti quattro trailer, quattro tutti insieme, di Detective Pikachu. Ora io capisco che Detective Pikachu sia bellissimo e tra l'altro io mi sono innamorato di questa cosa. Io adesso metterò un frame, spero che Warner Bros. Non mi venga a prendere a casa, ma io mi sono innamorato di questa cosa. Dicevo, bellissimo film, sono stra-hype, sono contento, ma quattro trailer di fila, ma magari mi facessero così per Spada e Scudo, ma mi taglierei le palle. Invece no, ci becchiamo i trailer su Detective Pikachu, di cui non mi lamento. Tra l'altro volevo chiedervi nel sondaggio che spero di ricordarmi di mettere, ma voi se dovessi organizzare un raduno a Milano in cui andare tutti assieme a vedere la prima di Detective Pikachu il sabato sera, ci verreste? Fatemi sapere nel sondaggio, perché se ci sono un buon numero di persone potrei effettivamente organizzare qualcosa di simile. Sarebbe carino, sarebbe un bel raduno al di fuori delle fiere. Voi fatemi sapere, poi nel dubbio decido se farlo o no. E comunque bella, bella per Detective Pikachu, che finalmente sta portando Pokémon a livello cinematografico su un piano diverso rispetto al solito. E quindi sono contento, magari riusciremo veramente a vedere un film con i controcoglioni. Spero veramente che sia così. Ci tocca solo aspettare maggio, in Italia dovrebbe uscire il 10 se non sbaglio. Quindi incrociamo le dita, preghiamo. E solo il fato, solo il destino, solo il futuro ci dirà se questo film sarà una chiaviga. Magari è anche bello, che ne sai. Comunque, archiviato il discorso Detective Pikachu senza dissing, il che è incredibile, passiamo ad un argomento che ha toccato nel profondo tutti noi: il pesce d'aprile. Allora, il pesce d'aprile sulla community Pokémon è risaputamente un cancro, è una tradizione, ma è soprattutto un cancro. Tra Raffle Drawlit, che ha fatto canzoni dalla dubbia qualità, e Sidonia, che ha fatto un'app per le teorie, a quanto pare, così almeno smetteranno di dirmi che copio Sidonia, mi diranno che copio la sua app o che faccio le teorie con la sua app, ci sono stati anche pesci d'aprile più infami, perché questi qua tutto sommato facevano ridere, ci stavano, va bene, felici tutti. E invece poi mi hanno inculato, perché attorno al primo aprile è uscita questa immagine. Io non so come interpretarla, però vorrei fare un appello a Nintendo, vorrei fare un appello a Game Freak. Vi prego, io posso andare, la vado a prendere la Pokéball Plus, la vado a prendere. Questi
Sono 50 euro. Nintendo, sono 50 euro, non so se è chiaro, 50 euro. Il set di luci più il green screen sono 150, 50 euro. Poi, porco, poi per piacere farla funzionare anche per spada e scudo, per in qualsiasi modo, ti prego, farla funzionare anche per spada e scudo, se no veramente la lancio dal balcone, la butto nel Tevere, cosa me ne faccio di questa? Io non lo so se questo sito che ha pubblicato questa immagine, che tra l'altro è un sito di vendite di videogiochi, adesso non mi ricordo il nome, perdonatemi, io non lo so se l'avete fatto apposta, se è un pesce d'aprile, se ci avete solo il cervello pacato, può darsi tutte queste cose, ma ti prego Nintendo, questa falla funzionare, fammi fare questo. Mi fai fare questo, Nintendo? Ti prego, c'erano due cose belle in Let's Go. I Pokémon nell'Overworld e questo. I Pokémon nell'Overworld li hai tolti. Questo lasciamelo per piacere, Nintendo. Bevo preventivamente. Un dissing preventivo, capisci, Nintendo? Io non so più cosa fare. Che se mi togli anche... Dicevo che se mi togli anche la Pokéball Plus è finita per me, mi lancio da qualche parte. Archiviata la discussione pesce d'aprile con questo appello disperato a Nintendo, passiamo alle cose un po' più serie, perché pare sia stata leakata in maniera abbastanza ufficiale e in maniera abbastanza sicura una nuova Nintendo Direct per aprile. Oh, finalmente la Nintendo Direct, direte voi. Sapete che c'è? Che secondo me non annunciano un cazzo nella Nintendo Direct. Perché di solito non annunciano cose Pokémon nelle Nintendo Direct. Quindi ci tocca, secondo me, aspettare fottuto coro coro. O magari pregare che facciano un'eccezione e che mi smentiscano. Io Nintendo, ti giuro, vado fino alla Mecca se serve per avere delle notizie. Perché altrimenti qua il mio fegato va a puttane. Tra l'altro, a proposito di fegato a puttane, io dovrei bere una seconda volta per te, Nintendo. Perché ti devo un po' bacchettare a sto giro. Non lo farò, non berrò di nuovo, t'ho già dissato, sarebbe sleale. Ma ti devo un po' bacchettare perché, ragazzi, lui, non so se ve lo ricordate, lui, ecco, lui è Town, un gioco che io ho sempre voluto, un gioco di Game Freak, quindi in realtà forse devo bacchettare più Game Freak che Nintendo. Facciamo che bacchetto entrambe, facciamo che bacchettiamo Game Freak e Nintendo all together, tutti felicemente. Ora, questo gioco l'avete annunciato tipo a luglio, agosto, ora non ricordo bene, comunque era estate, faceva caldo, questo me lo ricordo abbastanza bene. E oggi, che cazzo di giorno è? 3 aprile? Oggi, 3 aprile? Non avete ancora detto un cazzo. Io mi auguro che non abbiate droppato il progetto, perché mi sembrava un bel gioco, mi sembrava finalmente un gioco della Game Freak Open World. Dio, e quindi voglio sperare, cara Nintendo e cara Game Freak, che in questa Nintendo Direct, se non parlate di Pokémon, il che è molto plausibile, parliate almeno di Town, così almeno ho qualcosa per cui fare. Oh, che figo, perché altrimenti veramente per me è finita. Comunque, per quanto riguarda questa Nintendo Direct, pare che si parlerà molto probabilmente di Smash, del nuovo DLC, si parlerà probabilmente di Zelda, e adesso non mi dite il nome del gioco perché non me lo ricordo, il nuovo gioco di Zelda, non me lo ricordo, no, seriamente, non ne ho idea. Scusate. E poi forse ho sentito dire che potrebbero essere rilasciate notizie su Animal Crossing, che io non riuscirò mai a capire. Scusatemi, fan di Animal Crossing, ora disserò un po' Animal Crossing. Infatti adesso berrò, ma cosa c'è di bello? Cosa c'è di bello in Animal Crossing? A me non piace. Cioè, lo guardo e dico, ok, cos'è? Spiegatemi nei commenti cos'è. A me fa caccare, ok? Però voglio capire le vostre ragioni. Me lo sono sempre chiesto, perché alla gente piace così tanto Animal Crossing? Posso capire che magari ad alcuni piaccia, ma piace davvero a tanti. Quindi io ora bevo per Animal Crossing, ma sono pronto a rigurgitare questo alcol, se mi fate ricredere. Ditemi cosa vi piace di Animal Crossing, perché io l'ho guardato, ci ho anche pensato a scaricarlo, però davvero mi fa... non so. Non con cattiveria, ovviamente, ci mancherebbe altro. Fatemi sapere nei commenti cosa vi piace di quel gioco, per capirvi, perché altrimenti c'è un problema di comunicazione tra di noi. Questo l'ho fatto guardandovi negli occhi. Va bene, ok, Nintendo Direct sbolognato. Io lo so che voi siete qui per il titolo, perché il baretto ha insito in sé il clickbait. Perché, ragazzi, oggi, quest'oggi, vi voglio leakare io un Pokémon. Voglio parlarvi io di un possibile Pokémon. Allora, sunto. Omori ha messo su Twitter questa foto. E voi direte, ok, va bene, che cazzo significa? Nulla, in realtà, però mi sembra strano che Omori metta un pavone a
caso. Omori è un produttore di Game Freak, nel caso non si sapesse. Dicevo, mi sembra strano che metta un pavone a caso, senza motivo. E quindi io dico, ma non è che magari, con quella descrizione giapponese che a quanto pare vuol dire tipo il pavone aperto le ali, ci vuole far intendere che potrebbe esserci un Pokémon pavone? Visto che probabilmente insieme al delfino è il Pokémon che i fan stanno chiedendo da più tempo, possibile Omori? Omori, 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 mi fai questo Pokémon pavone? Lo sto aspettando da canto. Da canto che aspettiamo un pavone, Omori. Io non ti disserò Game Freak, non ti disserò Omori, perché io ho fiducia in te, ho fiducia nelle tue capacità, ho fiducia nei tuoi post. Ma caro mio, se i prossimi 5 Pokémon non sono un pavone, io ti faccio una doppia bevuta nel baretto dopo i 5 Pokémon. Doppia bevuta, doppio sciottino. Comunque, parlando seriamente, un Pokémon pavone mi sembra attendibile, mi sembra possibile? Sì, assolutamente, lo spero. Mi piace anche pensare a un ipotetico tipo di questo Pokémon. Vedendo un po' le foglie del pavone, mi immagino che potrebbero essere associati delle foglie, quindi chissà, un Pokémon erba volante. Del resto penso sia un po' di tempo che non ne vediamo uno, forse da Tropius, o forse è l'unico Tropius. Fatemi dare un'occhiata. No, nel mentre che sto cercando mi sono ricordato che c'è anche cazzo di Skiploom. Ah già, cazzo di Rowlet e Dartrix, è vero. Ah, ok, sono molto pochi, quindi un Pokémon erba volante potrebbe starci. Ma, e qui mi collego con un tuffo carpiato alle vostre opinioni, su Twitter vi ho chiesto che cosa ne pensate di un ipotetico Pokémon pavone e che tipo potrebbe avere. Quindi andiamo a leggere le vostre opinioni su Twitter. Visto che bella mossa che ho fatto? Grazie Luke, nel dubbio fuoco lotta. Grazie Fra. Sto vedendo che va molto il folletto. Archeolore ci scrive che potrebbe ipnotizzare con la coda. Figo. Anche lo spettro, Dragon Power, Nikoru, Nichoru, come ti pronuncio? Ti prego scrivimelo nei commenti. E poi abbiamo Falkick che entra in tackle in scivolata sulla tibia che ci dice Pokémon volante roccia. Che è il parere più controcorrente della storia, però... lecito. Un tipo volante psico, un tipo volante folletto potrebbe starci, perché no? Tra l'altro il pavone effettivamente con quella coda potrebbe ipnotizzare, potrebbe essere un modo carino per sviluppare il Pokémon. Quel che è certo è che se non ci sarà un Pokémon pavone, doppio shot. Detto ciò ragazzi, io spero che questo baretto vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, mi raccomando, proviamo a raggiungere 300 like a sto giro. Sono esigente, ma l'alcol non perdona. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, commentate qui sotto con la vostra opinione. Passate da Twitter se volete dare le vostre opinioni, che verranno lette poi nel baretto, e da Instagram per rimanere in generale sempre aggiornati sulle mie attività al di fuori del canale. Premete inoltre la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Io ancora una volta vi ringrazio per come sta andando il canale. Davvero ragazzi, grazie mille. E noi ci becchiamo in un prossimo video.